Sì, i numeri fanno cultura. Ci sono tantissimi altri aspetti e questo lo sappiamo benissimo. Io volevo far presente una cosa. È chiaro che non è che defiscalizzando le famiglie otteniamo risultati assolutamente certi. Assolutamente no, perché se non cresce una cultura in favore della famiglia, hai voglia. Cioè, uno può essere straricco e questa ricchezza può consumarla in maniera sbagliata. Però, una serie di politiche fatte a tutti i livelli, e fiscale, e di servizi, e anche, se vogliamo, di promozione culturale, è fondamentale. Cioè, tutti questi ingredienti devono esserci dentro. Perché se io promuovo la famiglia, dico che bella che è la famiglia, che bella, però la bastono dal punto di vista economico, fiscale, giù di lì, non vado da nessuna parte. E viceversa. Posso anche dire benissimo, bene, io promuovo la finanziaria, gli faccio lo sconto fiscale perché un figlio vale 1 miliardo di euro, e allora gli scavo 1 miliardo di euro, e benissimo, ma se questa famiglia non gliene frega niente, perché tanto di soldi non si fa nulla, o meglio, disperpera e basta, non andiamo da nessuna parte. Anche perché poi dopo interviene il concetto ideologico, ma cos'è la famiglia? Spesso quando io parlo di problemi fiscali della famiglia, ma quale famiglia, senti del pubblico che qualcuno interviene, di quale famiglia stai parlando? Perché lì ci scontriamo poi con delle questioni ideologiche, non da poco, soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto lo scontro ideologico è stato veramente ai massimi livelli. Allora io sono straconvinto che dobbiamo intervenire su più fronti. Molarne uno vuol dire perdere dei pezzi importanti, chiaro? Allora, è chiaro l'aspetto culturale fondamentale, però quando mia figlia mi dice io arrivo a fine mese giusto, il secondo figlio non lo metto al mondo perché sennò mi vaggio, se culturalmente facesse un passo in avanti, dice beh guarda, lo faccio lo stesso perché ho fiducia nella provvidenza divina e nella provvidenza del portafoglio di mio papà, allora ecco che magari il secondo figlio lo fa anche, mi spiego. Quindi sono entrambe le questioni. Perché c'è anche chi è straricco di figli e mette al mondo uno, se per sbaglio mette al mondo in sostanza. È chiaro? Quindi non è e non può essere una battaglia, come giustamente diceva il nostro collega di là, una sola battaglia di politica dei numeri. Perché no, cominciamo a parlare dell'1,4 piuttosto del 2,5, il prodotto PIL interno lordo, quelle robe lì, che poi dopo sono tante parole, tante chiacchiere. Però io sono convinto che, fermi saldo i nostri sani principi, dobbiamo lavorare anche qui numeri, non possiamo dire che non ci sono. E dobbiamo lavorarci in maniera intelligente. La politica dei numeri fatta in Italia fino adesso è stata la politica dei numeri buttati, che va bene, passando il termine, buttati là, inventati, ad uso e consumo della propaganda politica. Non sto parlando di questo governo, capiamoci, sto parlando in genere. Perché se andiamo a vedere le detrazioni fiscali per figli a carico, io ci ho fatto, mi piace lavorare di Excel, di grafici, quelle cose lì, c'è il mio grafichetto che dimostra che fino al 1999 la detrazione fiscale per figli a carico era di 60 euro equivalenti di adesso. 60 euro all'anno, non al mese, all'anno. Cos'è sono 60 euro all'anno? Ed era calma piatta fino al 1999, finché questi benedetti signori del Foro delle Associazioni Familiari con le associazioni familiari hanno cominciato a battagliare con il sindacale, se vogliamo, no? Corporativo, se vogliamo, e sono riusciti a portare quei 50-60 euro agli attuali 950. Non basta ancora, è chiaro. Però questo cosa significa? Significa che mi dico di chiudere, perché parlo troppo, e significa che comunque l'aspetto culturale è fondamentale. È fondamentale. Dobbiamo avere chiaro in testa cosa vogliamo, la nostra società, la nostra cultura cosa vuole. La nostra è una società, una cultura che arriva da principi cristiani cattolici, eppure la laicissima Francia fa meglio di noi. Allora non la mettiamo. Abbiamo perso dei colpi importanti. Grazie. Ringrazio di nuovo gli organizzatori.